Ma è estremamente importante perché, come appunto accennavo, è una struttura apparentemente silenziosa perché non si vede, ma impatta in modo determinante su quella che è la qualità delle prestazioni. È chiaro che una centrale di sterilizzazione, lo dice il nome stesso, impatta sulla qualità perché dà tracciabilità, ma soprattutto delle garanzie sul fatto che i ferri chirurgici che vengono utilizzati e lo strumentario che viene utilizzato sia come garante, no? E sterilizzato appieno, e quindi sia garante per la prestazione finale e eviti tutta una serie di complicanze che altrimenti una sterilizzazione inadeguata comporterebbe. La struttura da quando è disponibile? La struttura è già disponibile, in realtà il progetto abbiamo lavorato durante l'anno che sta, quest'anno che appunto sta giungendo alla fine, e abbiamo fatto le corse perché questo avrebbe determinato un miglioramento estremo anche della vita degli operatori e della qualità, come vi dicevo, e è aperta fra fine luglio e primi di agosto, quindi abbiamo fatto proprio le corse da questo punto di vista, quindi è già operativa. Qual è il costo dell'investimento? Il costo dell'investimento, compreso il servizio, quindi complessivamente, così vi fate un'idea, perché c'è stato un investimento dell'azienda che ha investito per realizzare la centrale, quindi recupera all'interno della fornitura che ci dà e del servizio, e quindi è di circa 2 milioni in 18 mesi, compreso il servizio ovviamente, poi rimarrà il servizio e la gestione della centrale che è a carico della Servizi Italia, ma questo è assolutamente positivo in una sinergia importante con noi che faremo tutte le verifiche e controlli necessari. Per concludere, qual è il prossimo passo adesso dell'azienda ospedaliera di Careggi? Il prossimo passo dell'azienda ospedaliera di Careggi è l'apertura dell'asilo nido a breve.